Onorevole D'Amato, chiedo scusa se la interrompo, è possibile una dichiarazione? Lo streaming questa mattina non c'è stato, avremmo gradito lavoratori e cittadini avere un quadro ampio con lo streaming. Mi sembra una pezza a colore dire che la stanza era piccola, perché grazie a Dio esiste la tecnologia, no? Sicuramente sì, chiedete per bene agli organizzatori, ma è stata... Vianello pare che abbia, sia l'organizzatore. Non puntiamo la concentrazione. No, non ci concentriamo. Su chi ha organizzato, non me la sono presa. Il suo nome non c'era neanche tra gli invitati, pensi un po'. La risposta è un'altra, però Luigi la devi finire. Ma perché la devo finire? Io sto facendo delle domande. Si è discusso? Sì, no, ho sentito, no, avrei voluto sentire i cittadini, non io perché mi informo. Ma con i sindacati? Ma si fa la trasparenza, è la prima cosa. Anche con Renzi, quando ci fu l'incontro con Renzi, c'era lo streaming. Ti posso dare ragione, ma si è deciso, non si è deciso niente, si è fatto soltanto un primo ascolto con anche parlamentari che non sono di tanto, quindi conoscono ciò che noi gli abbiamo riferito. Si parla di chiusura delle fonti inquinanti, anzi chiusura progressiva, non più di chiusura dell'Ilva. Si gioca al ribasso. No, tu sai, con me mi conosci, il ribasso di un, sì. Di un bel niente. La tua posizione è diversa da quella degli altri parlamentari? Assolutamente no. Perché per fortuna è diversa. Sai benissimo che l'obiettivo è uno, e se è soltanto quello di dare a Taranto un'alternativa economica con un progetto, con un piano. Oggi abbiamo anche saputo che ci sono, l'ha saputo anche Lorenzo Fioramonte, che c'è un piano che viene dal basso, che insieme a quello nostro sarà il futuro di Taranto. Cerca di concentrarti, è un invito che ti faccio. No, io mi concentro. Chiedo scusa, io non faccio sconti a nessuno, non li ho fatti al PD, non li faccio neanche. Hai fatto più guai tu che altro. Ah sì? Pensate ai guai che state facendo. Comunque la vedo in una posizione difficile nel partito, un po' isolata rispetto ai maggiorenni. Solo che me l'accompagna. Su questo sono d'accordo. Almeno è stata più coerente degli altri. Non mi riferivo almeno è stata più coerente. Ok, hai ragione.